Siamo all'oratorio di Gardoneval Trompi, abbiamo presentato il nuovo lavoro di Luca Zubani, gardonese doc di 37 anni, ragazzo pieno di energia e di voglia di mettersi in gioco sempre e comunque, anche nonostante le difficoltà della vita. Dopo il diploma fa varie esperienze lavorative di tirocini, inserimenti lavorativi in fabbrica, in archivio museale presso il ristorante 21 grammi di Brescia e come collaboratore scolastico. Si appassiona alla montagna grazie a mamma e papà che lo portano con loro a camminare per lunghe passeggiate in montagna fin da bambino. È dell'amore per la montagna e per i luoghi d'infanzia che lo portano a scrivere poesie sulla natura e sui sentimenti dell'uomo. Ed è così che nasce la prima raccolta di poesie dal titolo Poesie Infinite, che dedica alla mamma Milena, sua prima sostenitrice, insieme al nonno Peppo, che gli ha trasmesso la passione per la scrittura, la storia e la poesia. Con il suo secondo lavoro che oggi presenta dal titolo Un poeta tra le Alpi, Luca racconta le sue passeggiate anche molto faticose in montagna con il papà, che lo sprona a vincere tutte le sue paure, soprattutto le vertigini che prova quando è in alta quota. Si racconta e racconta le sue sensazioni quando, nonostante sia circondato da persone, riesce ad estraniarsi, a isolarsi, sognare e scrivere dei suoi sentimenti. Porta sempre con sé un block notes e una penna, come dice lui, butta giù le sue emozioni, le sensazioni che prova di fronte alla natura e alla maestosità delle montagne. Il titolo Un poeta fra le Alpi non è stato scelto a caso. Ho scelto un racconto di montagna perché tutti vogliono vincere le proprie paure. Specialmente quella paura del vuoto che specialmente si ha. Le vertigini che appunto tu di cui soffrivi e che hai vinto e che sei riuscito a vincere. Ecco, ti senti più poeta o più scrittore? Ultimamente più scrittore. Per quale motivo? Motivazione che per me è anche un dono da esporre davanti a tutti voi. Dai tuoi racconti traspare la tua sensibilità, una qualità che va scomparendo tra i giovani di oggi. Ti senti di consigliare qualcosa ai giovani? Sì, un grande stimolazione perché ci vuole tanta volontà e testare d'argine e mettere a compimento tra gli obiettivi. Quindi una delle tue qualità è proprio la testardaggine. Sì. Questa indagine che mi ha portato a scalare vette ben superiori. Molto impegnative, giusto? Ecco, allora abbiamo detto che la qualità che ti ha aiutato a formare il carattere è proprio la tua testardaggine, quindi anche quella che ti ha aiutato a vincere le paure delle quali soffrivi. E da quanto emerge dal tuo lavoro, hai un'altra passione che è la storia. Da dove viene? Viene dalle scuole medie, da un professore, ovviamente richiedei, che mi ha trasmesso questa passione dalla storia e italiana, specialmente la storia.